Ehi, la ciurma, io sono Mastertest e ben ritrovati qui su Expeditions Conquistador. Ho abbassato un po' il volume perché ho notato che negli ultimi episodi effettivamente era un po' alto, un po' abbastanza alto, per cui adesso dovrebbe sentirsi un po' meglio. Cioè, basso, sottofondo, insomma, che non disturbe niente, nessuno. Nello scorso episodio abbiamo conquistato quest'area qua. Ok, hanno finito di ristrutturare coso e ritorno a Xalapa, quindi dobbiamo tornare da tutte e due. Più che altro abbiamo dei tesori, sì, al massimo per una cappella, ma magari ci danno dei soldi per aver preso la cittadina qua. Mi passo ancora un po' gioco in cuffia perché mi sa ancora un po' di alto. Ok, passiamo di qua, vediamo se troviamo qualcosina, mi sa che non c'è niente. No, mai nulla. Di medicina siamo a posto, se ricordo bene. Intanto abbiamo un sacco di punti, per cui potremmo far salire qualcuno di livello. Non so chi di tutti questi deve essere qualcuno che poi terremo. Probabilmente Velasquez è il migliore da portare su di livello, che però che cosa ci darebbe? Vabbè, la bomba fumogena non ce ne frega niente. Più 3 alla guida, più 15% di attacco, più 15 punti di difesa. Sarebbe meglio per quelli che fanno danno, effettivamente. Per i soldati, rispetto al medico che si sposta e basta. Potrebbe essere un'idea mettere pintado e... Che però è già al massimo. Questi sono già al massimo di caccia. I soldati come sono messi invece? Il dotto. Allora, l'esploratore. Eccelleria 10 di guardia. Quintero 10 di pattuglia. Miruenes a 10 di guardia. Ortega 10 di guardia. Sono tutti maxati abbastanza. Boh, ci penseremo. Allora, intanto tu caccia. Che non ci sono più particolari urgenze in realtà di upgrade. Allora, tu. No, tu puoi conservare piuttosto. Vendiamo Anaka una a cacciare e tu conservi quelle due provviste che ci sono. Ma la pattuglia non ce l'abbiamo più. No, è lui il signor pattugliatore. No, tu pattuglia, dai. Tu conservi. Un equipaggiamento, ottimo. Le 10 di carne è discreto. Dov'è il signor equipaggiamento? È lui il signor equipaggiamento. E lì buttiamo il 20esimo. Ok. Siamo arrivati senza trovare assolutamente nulla. Vediamo cosa ci dà, se no proviamo a vendere delle medicine di nuovo. Tepictoton ti viene incontro all'esterno del palazzo e ti conduce personalmente nella sala del trono. La notizia dei vostri successi a Quautitlan vi hanno preceduto. Non una battaglia che si possa definire gloriosa, sono il primo ad ammetterlo, ma voi e i vostri uomini vi siete comportati bene lo stesso. Dovreste esserne orgogliosi. Ora controlliamo tutto il territorio a nord di Tenochtitlan. Gli aztechi non prometteranno che duri a lungo. Si siede, la preoccupazione gli si erge in faccia. Sono d'accordo, per dirla tutta, credo che presto ci colpiranno in via preventiva. Non proveranno ancora a espugnare Xalapa, le nostre difese sono molto forti. E probabilmente non cercheranno nemmeno di conquistare Quautitlan, che non hanno mai considerato molto importante. Senza di me la mia fortezza sarà vulnerabile. Riflette per un attimo e poi annuisce. Non ci avevo pensato, ma avete ragione. Se una divisione azteca passasse tra Quautitlan, che è sotto il nostro controllo, e Xalapa, e conquistasse anche la vostra fortezza, il nostro fianco occidentale sarebbe sguarnito. Ritornerò alla fortezza immediatamente. Molto bene, quando sarete sicuri che la fortezza può resistere a qualsiasi attacco azteco, ritornate qui. Allora raduneremo l'esercito e marceremo su Tenochtitlan.
È passato del tempo dall'ultima volta che avete ricevuto una ricompensa per i preziosi servizi che ci avete reso. Le nostre ricchezze sono ovviamente ridotte al limite per via della guerra incombente, ma i miei servitori vi porteranno un forziere pieno di gioielli, statuette, altre monete d'oro ed argento. Siete molto generosi. Capotribù sorride, buona fortuna per la fortezza, aspetteremo il vostro ritorno. Allora, vediamo se... No, non vogliono niente da me. Ah, però costano sempre 7, 4, 21, 28, 35, 42, 49. Vai. Adesso le erbe inizieranno a farsi più necessarie perché ne abbiamo appena spesi altri 49. Però fin dato che sono 7 a unità è un prezzo onesto, abbiamo visto. Per cui, allora, tu erborista, tu caccia e speriamo in bene. Abbiamo perso 43 razioni, mannaggia che male. Tutti questi maialini, cinghialini fatti, sacrifici fatti, niente. Tutto inutile. È stato tutto inutile. No, vai qua. Nulla. Sedici di carne buono. Almeno oggi, dai. Lascia stare. Ah, che poi io ho usato un sacco di cose. Dobbiamo rifare tutte le robe qua. Le barricate. Eh sì, devo rifare tre barricate almeno e tre spigoli là, quel che l'è. Quindi aspetta, signor sviluppatore, sviluppami un po' di barricate, eh? Prima che ci rubino tutto. Ho un po' di aculei. Vai con gli aculei, va stanotte. Abbiamo 6 da conservare. Al pattugliatore fai che conservare, non andare a pattugliare stanotte. 15 di carne e una cule. Ok. Mi ti andando giusto, io ero verso la fortezza, sì. Siamo appena sotto. Mi ci vorranno un po' di notti per recuperare le medicine, per recuperare le strutture costruite. Allora, razioni 13, 15, ok. 9 di carne, 2 razioni. Medicina siamo a 82, ma le erbe pian piano finiscono. Siete una gioia per le mie pupille, mio caro. Non potevate scegliere il momento migliore per fare ritorno. Gli aztechi sono già qui? Le nostre sentinelle hanno avvistato un contingente di grosse dimensioni a un giorno di viaggio da qui, in direzione est. Forse arriverà prima che faccia notte. Oh, cribbio. Io non sono pronto, però. Il grosso delle loro truppe è stato inviato a difendere quella città sul lago, quindi direi che abbiamo buone possibilità. E poi un altro vecchio amico mi ha seguito fin qui da Santo Domingo per equilibrare le sorti. Umberto alza il braccio sinistro, dato che il destro gli serve a tenere la pipa, e fa dei cenni a un gruppo di soldati in posizione di attenti sul lato vicino al cortile. Juan, i vostri uomini sono pronti? Noriega! Juan Noriega si gira e guarda verso l'alto, il suo viso si illumina con un ampio sorriso appena scorge la tua presenza. Più pronti che mai da quando Mazzetessa ha insegnato loro come combattono i veri soldati spagnoli. È bello rivedervi, Julius. Felice che abbiate deciso di unirvi a noi, capitano. Noriega si produce nel più profondo inchino concessogli dalla sua armatura. Vi
Questa è senza dubbio la migliore baracca in cui abbia mai alloggiato e farò del mio meglio per assicurarmi che passi indenne la nottata. Quello che avete fatto con questa fortezza è davvero impressionante. Noriega fa un altro cenno con la mano, quindi torna all'addestramento dei suoi uomini. Sarà meglio che mi prepari per la battaglia. Umberto tira una lunga boccata con la pipa. Dietro di te un paio dei suoi uomini aspettano impazienti di parlare con lui. Spero che abbiate fatto scorta di munizioni per quel cannone. Moltiplica le forze come pochi, ma questo lo sapete già. Solo che non serve a molto se non c'è niente da sparare. Ma in realtà non l'abbiamo mai utilizzato. Fico? Fortuna che non ho fatto le barricate. I miei uomini hanno costruito barricate per tutto il giorno. Non hanno portato. Io ho portato alcune borse di chiudi a catturapunto e a forzetta Osama. Potete usarli. Gratis, ma con parsimonia, mi raccomando. Grazie. Umberto annuisce semplicemente. Capisci che è preoccupato. Approfittando del momento, i suoi uomini iniziano a tempestare di domande e rapporti. Sono qua. Sono già qua. Trappole di oculi, siamo pronti e salviamo per sicurezza. Messico 1. Non possiamo schivarli, no. L'esercito di nativi. Un grosso contingente di guerrieri aztechi si sta raccogliendo all'esterno della fortezza. La gran parte dell'esercito è infatti rimasta a Tenochtitlan per affrontare la minaccia di un attacco diretto dei Totonachi. Ma non per questo puoi pensare di avere vita facile. Il nemico ha suddiviso l'esercito in modo da attaccare la fortezza su due fronti. La tua guarnigione è piccola, i tuoi uomini sono già ridotti all'omicino. Non hai molta scelta, dovrai affrontarli tutti insieme. Sta scendendo la notte e sembra che il nemico sia pronto per attaccare. Hai ancora la possibilità di ultimare i preparativi se non ti senti in grado di affrontare l'attacco. No, iniziamo. Ecevería, Irueles, Pintado, López, Velázquez e. No, Quintero, mi sono perso. Adesso Quintero. Cosa che ha? Più due in esplorazione. Vadi. O almeno ci proviamo. C'è tutta della luce di qua cattiva. Allora, fase di preparazione. Quanti cavolo sono? Non si vedono. Sono qua. Sarà una battaglia tosta, mi sa. Sei. No, non per forza, non è l'ultimo. Eh? 12, ce n'è altri? Ok, quanti diamine sono? Ne ho visti tipo 18. Allora, ok, ne avete tutte e quattro? No, vorrei fare su due file diverse. Proverei così.
Questi danni se li prendono tutti. Poi non ne ho altri purtroppo, però useremo un po' di lanterne. E loro due che facciano il più danno possibile. Proviamo. Male che vada se faremo save scam. Ah, voi fate questo. E tu? Dov'è che è il più riparato possibile? No, forse qua. Dai. Sono tantissimi. Non ho visto di che livello sono, ma anche fossero scarsi, sono davvero tanti. Diciotto nemici rimanenti, sono davvero 18. Sono scaglionati, vero, ma... Poi tra l'altro durerà un'eternità sta a fare, perché... Per tirarne giù 18 va un sacco di tempo. Dai sì però. Prendi stato non mi interessa. Dai, diamoci una mossa, dai. Che se dobbiamo perdere, perdiamo in fretta. Avrei potuto upgradare uno, prima della battaglia, non ci ho pensato. Cosa sono? Veterano, veterano, sergente, veterano, tenente, veterano. Sono tutti forti anche. Devo di nuovo aspettare, non posso. Le lanterne non posso lanciarle. Eh no, infatti, posso al massimo lanciarle qua. Mi maledicono pure. No, però avanzate, se non avanzano siamo nella cacca, incredibile. Devono per forza avanzare, altrimenti se si raggruppano tutti insieme. È vero che comunque è stretto là, per cui non possono andare più di tot, però... Io non posso spostarmi senza triggerare il loro attacco di opportunità e balle varie, no? Devono arrivare... Pochi alla volta. E invece stanno arrivando tutti insieme. Tutti insieme. Che fregatura. Io tra l'altro devo dire a tutti, non ho tantissimo tempo per registrare, spero che questa battaglia non duri più di altri 25 minuti circa, perché sennò devo proprio staccare. Dai però, mannaggia miseria, tutti e 18 devo aspettare che si muovino. Si muovono. Il mio turno, tanto non c'è nessuno che posso prendere di mira, sì. Sì. Bloccato, niente. Avalai lo cura. Mi ha parlato del cannone, forse avremmo dovuto usare il cannone, ma l'altra volta che l'abbiamo usato è stato un fallimento incredibile, ha fatto puff e non è successo niente. Forse era più comodo qua perché c'è tanta gente, non lo so. Bomba fumogena, ma che te frega della bomba fumogena?
Sono tutti là schierati, adesso non abbiamo tirato giù neanche uno. Quando si avvicinano tirerò delle lanterne, ma ho paura che poi prenda a fuoco le barricate e tutto. Tra l'altro forse ho salvato in una situazione che non era neanche possibile fare dell'altro equipaggiamento, non mi ricordo più. Questo non lo becchiamo più, però cioè, questo sciamano ha messo un benino. Dai che sta diventando lunghissima sta roba se continuano a camminare 2 cm alla volta 18 persone. Ok. Ok, abbiamo preso tutti e tre, adesso non abbiamo più molto da fare. Abbiamo perso, non possiamo resistere. Cioè, possiamo usare le lanterne, ma non faranno più di tanto, probabilmente bruceranno giù tutte le barricate. Dai, quanto cavolo devono muoversi? No, sarà la battaglia più lunga di tutta la storia dell'umanità di Expeditions Conquistador. E tra l'altro la perderò. Da, quanti devo ancora camminare in giro? Ok. Allora, le lanterne, dove posso lanciarle? Posso lanciarla qua. Allora, ne butto una qua. Vediamo che succede. Ah, non può colpirlo perché c'è l'altro davanti. Oh, tu vai su questo. Come cavolo l'hai mancato? Porca di una miseria. Tu che sei esploratore. No, tu sei esploratore, vero? No? Dov'è l'esploratore? E qua l'esploratore, riesci a lanciare il tuo coltellino? Ok, già qualcosa. Tu switcha qua e vediamo se riesci a renderti utile. No. Tu non puoi switchare. E tu neanche puoi switchare, vabbè. Spostati qua che più possibile che servi. No! Non ti ho detto di picchiare questa! Ma che ma sei idiota? Ma ti pare a caso? Cura l'altro. Porca miseria, sapevo. Non resisteranno molto. Aia! Cavolo, che danno! Niente, l'abbiamo persa. È andata, è andata. Non abbiamo più altre possibilità. Ok,
Me li hanno già quasi tirati giù tutti. Adesso dobbiamo aspettare 10 ore perché arrivano tutti. Scusate, sono un po' sconfortato da tutto questo. Ecco, adesso arriva l'altro, mi ingaggia quello. E sono spacciato. Adesso che ci sono le barricate butto un'altra lanterna comunque. Devono passare per una foresta di fiamme se vogliono entrare. L'altro non ci arriva. Quello è parzialmente bloccato. Vai su questo allora. Come hai fatto a mancarlo? Porca di una miseria. Tu invece vai a curare quell'altro che ho messo malino. Resistenza 100 e resistenza 41. Tu vai qua, nel dubbio. Tirando questa. Adesso mi ingaggiano anche probabilmente. No, non riescono, ma sarà difficile. Porca di una miseria. Mi tira giù il medico qua, tra un attimo. Mi tirano giù tutti. Ma allora, aspetta, no. Tu medico, vai a ristabilire un minimo lui. No, tu spostati indietro, sei tu che devi avanzare. Tu vai di difesa perfetta. Tu tira giù questo. Tu riesci a vedere qualcuno di qua? Sei lui. Come mancato. Copertura parziale. Eh sì, forse perché c'è il fuoco. Dà poca copertura, dà poca visuale il fuoco. C'è ancora un'altra lanterna, ma là è tutto in fiamme già.
Mi potrebbe tornare utile a me delle bombe fumogene in questo momento, probabilmente. È persa comunque, molto probabilmente. Curo questo. E ci è andato giù anche il medico, probabilmente. Oh, tocca a me almeno. Allora, puoi curare te stesso? No. Allora, medico, mi sa che è meglio che tu ti allontani il più possibile. Per evitare di essere preso di mira, che sono qua. Ciaone. No, come è bloccato? Porca di miseria. Puoi tirarlo giù? Sì. No. Però se mi mancate tutto, ragazzi, io non so che cosa fare. Blocca la strada agli altri. Aspetta, tu hai il... No. Su questo. Ma lui ha già agito. Lui il coltellino non ce l'ha. Questo attaccato, questo attaccato, questo attaccato. Lanterna, sei già tutto in fiamme là, mi sa, eh. Meno che non ne butto una qua. Posso buttarne una qua? No, è troppo lontano. Una qua neanche. Allora aspettiamo un attimo. Ne rimangono ancora 16, sono tutti qua. Tra l'altro ho sei poco tempo per concludere questo video. Sono già passati 30 minuti, non mi aspettavo una roba così lunga e infinita. Potremmo ancora resistere in qualche modo, però è molto difficile. Se cade il medico siamo persi di sicuro. Ok, mancati tutti e due. Si stanno allontanando dalle fiamme. Sembra... Aia! No, ok, rientrano. Allora, prenditi un bel po' di danni. No, no, no. Cavolo, critico pure, ci mancava. Dai che ci cade. Quello torna. Ma pure, ancora. Come faccio a tankare tutti questi danni? Non posso. No, si stanno spegnendo le fiamme, porca miseria. Ah, vai qua. Al medico. Chi riesce a curare, medico? Cura lui che deve tankare. Ok, ha di nuovo il coltellino. Yes. Uno in meno. 86. Ok. Ok, qua vede, no, parziale. Sempre copertura parziale. Questo no. Ok, l'altra lanterna ce l'abbiamo. La mettiamo qua o qua? Quella qua.
E mi sa che abbiamo fatto con tutti, vero? Io lo sposterei indietro più che altro, ho paura che ci rimetta le penne. Sono resti ancora in 13, cavolo. Ne abbiamo tirati giù solo 5. Non sono messi benissimo, ma sono ancora più del doppio di noi. Bravo, avanza. Ci cade. No? Ci cade. Irvenes, non cadere Irvenes. Non ce la facciamo, non ce la facciamo, no. Tira su Irvenes, ma non so che pro. Visto che lei comunque non può fare più nulla. Non ho nessuno a tiro. Ah no, quello sì. Cavolo. Vai qua. È persa. Sopravvivi Irwenes per piacere. Cavolo. Bravo, prendi danni, prendi danni, prendi danni. No, non abbiamo più nessuno. Solo l'esploratore che è mezzo andato. Medico. Abbiamo sbagliato secondo me il fatto che l'esploratore sta tutto il tempo a non fare niente. Dovevamo avere un fronte in più. Sì, andati, ma ne rimangono 11 e noi siamo morti. Ci
Ok, 10. Sono sempre molto più di quelli che potremmo reggere. Aia. Ah. Niente. È persa malissimo. Ma di poco, eh. La rifaremo. È rimasto solo più il medico. Senza più neanche il risorgi. Non puoi neanche curare te stesso, medico. Addio. E la ciurma, vi ringrazio per la visione. Ciao a tutti, buona giornata.